Volto coperto, fucili e pistole in pugno, comando di 4 persone assalta furgone del monopolio di Stato di Termoli sulla Bifernina. Rubati 600 kg di tabacchi per un valore commerciale di 170.000 euro. Indaga la polizia. Le immagini shock del sorpasso killer. La Mercedes supera un'auto e si schianta contro la Hyundai con a bordo Angelo Iorio e Annalisa Salvati. Il 50enne di Ponte Landolfo potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati per duplice omicidio colposo. Bimba di 5 anni precipita dal balcone dell'abitazione in cui vive con la famiglia al secondo piano di una palazzina al centro di Agnone. Nonostante il volo di 4 metri, la piccola non è in pericolo di vita. Negli ultimi giorni ho pensato spesso alle dimissioni, ma vado avanti per senso del dovere, confessa a Teleregione il sindaco di Isernia Giacomo D'Apollonio. Sulle strisce blu ho notato delle discrasie tra bando ed esecuzione dei lavori, per questo ho sospeso il provvedimento. 15 nuove suite super lusso, nuovo ristorante e area benessere ampliata. Così le sorelle Sabrina e Mirella Ricci danno ancora più vigore all'eccellenza della fonte del benessere Resort Centro Messeghe di Castelpetroso, un unicum nel centro-sud. Soddisfatto l'imprenditore marciano Ricci, Toma e Cotugno, strutture del genere fondamentali per promuovere il Molise. E infine lo sport, basket femminile, al via le Final Eight di Coppa Italia a Campobasso, Magnolia in campo contro Moncalieri. Buon pomeriggio, bentrovati con la nostra informazione. In apertura c'è la cronaca, l'assalto al furgone del Monopolio di Stato questa mattina sulla Bifernina, assalto compiuto da 4 malviventi con in pugno fucili e pistole. Sono stati portati via, rubati 600 kg di tabacchi per un valore commerciale di 170.000 euro. Ci racconta tutto Giovanni Cannarsa. Come ogni mattina, poco dopo le 7 aveva lasciato il deposito dei Monopoli di Stato di Termoli per consegnare a bordo di un furgone sigarette e tabacchi in tutta la regione. Imboccata la Bifernina però intorno alle 7.30 gli si è affiancato una macchina con 4 persone a bordo. Avevano il volto coperto, in 2 hanno estratto un fucile ed una pistola e gli hanno fatto segno di fermarsi immediatamente. Il conducente è provato ed impaurito, a quel punto si è dovuto accostare nel tratto di strada ricompreso tra i bivi di Guglionesi e San Martino in Pensilis. Un comando dal chiaro accento pugliese che gli ha intimato di scendere dal mezzo. A quel punto è stato incappucciato e fatto salire sulla macchina, mentre uno dei malviventi è salito a bordo ed è fuggito con il furgone carico di sigarette seguito dall'autovettura usata per compiere la rapina a mano armata. L'uomo è stato successivamente abbandonato in una campagna e i ladri, dopo essersi disfatti anche del furgone, sono fuggiti via con tutto il malloppo. A quel punto al dipendente dei Monopoli di Stato non è rimasto altro che chiedere aiuto alle forze dell'ordine. Sul posto si sono portate alcune volanti del commissariato di Termoli con diversi agenti che lo hanno rintracciato e avviato le indagini. Il furgone bianco è stato ritrovato praticamente vuoto qualche chilometro più avanti. I ladri, forse per la fretta, hanno lasciato solamente qualche scatolone di sigarette all'interno. Un colpo che a conti fatti ha fruttato quasi 170.000 euro, in quanto sul furgone viaggiavano 600 kg di sigarette e tabacchi vari. Il mezzo è stato poi riportato in commissariato a Termoli per essere analizzato e per verificare se i malviventi avessero lasciato impronte all'interno. Il conducente è stato poi interrogato, ma a causa del grande shock riportato non ricorda su che macchina viaggiavano i ladri. Un colpo studiato nei minimi dettagli, in quanto il furgone dei Monopoli è completamente anonimo. Lo hanno forse seguito fin da Termoli per poi terminare l'assalto sulla Bifernina. La polizia ha istituito diversi posti di blocco, ma per il momento i ladri l'hanno fatta franca. Allora torniamo ad occuparci dell'incidente mortale, l'ennesimo incidente mortale di ieri mattina nei pressi di San Polo Matese. Vi proponiamo le immagini shock del sorpasso killer con la Mercedes che supera un'auto e si schianta contro la Hyundai con a bordo Angelo Iorio e Annalisa Salvati. Il 50enne di Ponte Landolfo potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati per duplice omicidio colposo. Vediamo il contributo di Cristina Niro. Eccole le immagini, quelle che spezzano il respiro e piegano le ginocchia. Guardate, sono i frame delle telecamere di sorveglianza della stazione di servizio
che raccontano cosa è accaduto ieri mattina lungo la statale 17 all'altezza della stazione ferroviaria di San Polo. Eccola la Mercedes che viaggia in direzione Isernia. La velocità pare piuttosto sostenuta ed è in fase di sorpasso, nonostante l'auto di Angelo e Annalisa stia arrivando sulla corsia opposta. L'impatto è devastante. Queste immagini ora sono a disposizione degli inquirenti chiamati a ricostruire la dinamica dell'incidente che ha ucciso Annalisa Salvati, di 41 anni, e suo marito Angelo Iorio, di 47 anni, ambedue originari di Campobasso ma residenti ormai da anni a Boiano. Moglie e marito che stavano andando al lavoro sono impiegati alla 3G SPA che ieri è rimasta chiusa in segno di lutto. Lasciano 5 bambini, di cui la più piccola di soli 18 mesi, il più grande di 17 anni. In ospedale c'è l'automobilista di 50 anni, originario di Ponte Landolfo, che si trovava proprio alla guida della Mercedes. Non è in pericolo di vita, ma presto potrebbe essere chiamato a rispondere dell'accusa di duplice omicidio colposo. Le salme sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il sostituto procuratore Vittorio Gallucci non ha ancora firmato il nulla osta per il rilascio delle salme. Non si esclude che possa decidere di eseguire l'autopsia. A Boiano intanto una comunità intera è sconvolta e tutti si sono stretti attorno ai 5 ragazzi, figli della coppia uccisa nel sinistro, giovanissimi e troppo piccoli per rimanere senza la mamma e il papà. Nella cittadina ognuno si sta adoperando per non far mancare loro il sostegno necessario ad affrontare la tristezza e l'angoscia di una tragedia purtroppo infinita. E dopo gli incidenti mortali delle ultime ore, 7 vittime in 24 ore, il presidente della regione Donato Toma incalza il governo, ci dica se ha una visione strategica sulle infrastrutture del Molise e più in generale del centro-sud, l'abbiamo intervistato. 7 morti in 24 ore, più di 20 in 10 anni sulla Bifernina. Numeri che fanno riflettere il presidente della regione Donato Toma sulla necessità di intervenire con forza sulle infrastrutture viarie del Molise, obsolete e ferme a 30 anni fa. Toma ha chiesto una seduta straordinaria monotematica prima dell'approvazione del DEF, in cui il governo dica cosa intende fare in tema di sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno e quale sia la visione strategica che ha per i prossimi 10 anni. Il presidente della regione ha sottoposto all'attenzione della conferenza delle regioni le emergenze del territorio, tra le quali un grave ritardo infrastrutturale, drammatica situazione della rete stradale, assenza di opere strategiche per far uscire le aree interne dall'isolamento. Io ho sollevato la questione irrisolta dell'articolo 22 della legge 42 del 2009, quella sul federalismo fiscale, in particolare l'articolo che stabiliva la perequazione infrastrutturale. In quella legge si prevedeva che il governo censisse il bisogno infrastrutturale di tutte le regioni d'Italia, in particolare delle regioni del sud Italia. Quindi ho portato la questione meridionale all'attenzione della conferenza delle regioni, chiedendo una seduta straordinaria, urgente e monotematica in cui il governo venisse a riferire che strategia ha sulle infrastrutture nel Mezzogiorno nei prossimi 10 anni. Vorremmo sapere la vision, la visione. Qual è? Si sta parlando di regionalismo differenziato che interessa principalmente alcune regioni del nord, ma noi vorremmo sapere le altre regioni, quelle del Mezzogiorno in particolare, area di cui facciamo parte anche noi molisani, che fine faranno sotto il profilo dello sviluppo. Vorremmo che il governo declinasse una volta per tutte la sua visione strategica sulla dotazione infrastrutturale del paese, prima che approvi il DEF, il documento di economia e finanza, quindi prima che tutto sia irreversibile. Mi sembra una forzatura, aggiunge, parlare di regionalismo differenziato per alcune aree del paese, quando non è ancora chiaro quale sia il disegno strategico per uno sviluppo organico del Sud Italia. Toma inoltre, insieme ai rappresentanti di Campania e Calabria, ha espresso dissenso sulla proposta di patto della salute elaborata dalla ministra Grillo. Consiglio regionale del Molise in riunione martedì 26 marzo con due sedute monotematiche. Nella prima alle 10 verrà affrontata la questione relativa agli ex lavoratori dell'azienda tessile ITR di Pettoranello del Molise. L'assemblea si riunirà anche nel pomeriggio alle 15.30 per esaminare lo stato di attuazione e indirizzo programmatico in Consiglio regionale del contratto istituzionale di sviluppo per il Molise.
Torniamo alla cronaca. Una bambina di 5 anni di origini marocchine precipitata dal balcone in cui vive con la famiglia al secondo piano di una palazzina al centro di Agnone, immediatamente soccorsa dai passanti, è stata trasportata al Veneziano di Isernia da un'ambulanza del 118. Nonostante il volo di circa 4 metri, la piccola non è in pericolo di vita. Questa mattina è stata sottoposta ad accertamenti clinici ed è ora costantemente monitorata dal personale medico e paramedico del nosocomio isernino. Le radiografie hanno escluso fratture, gli accertamenti del caso sono affidati ai carabinieri di Agnone. Stando ad una prima ricostruzione, la bambina si sarebbe sporta eccessivamente, perdendo l'equilibrio e precipitando sul marciapiede. 15 nuove suite super lusso, un nuovo ristorante e un'area benessere ampliata. Così le sorelle Sabrina e Mirella Ricci hanno dato ancora più vigore all'eccellenza della fonte del benessere Centro Messeghe di Castelpetroso. Ieri pomeriggio l'inaugurazione, soddisfatto l'imprenditore marciano Ricci, c'erano anche il governatore Donato Toma e l'assessore Vincenzo Cotugno, entrambi hanno detto che strutture come quella del Messeghe aiutano a promuovere il Molise fuori dai confini regionali. Vediamo il contributo. A Castelpetroso curiamo l'anima ed il corpo. Con queste parole Don Massimo Mucilli, vicario episcopale della Basilica, benedice il nuovo centro Messeghe, un Messeghe 2.0. Le novità del 2019 sono 15 nuove camere, 7 deluxe, 8 wellness suite, di cui 2 di 70 metri quadrati. All'interno piscina biposto cromoterapica, sauna ad infrarossi, una nuova area benessere e ancora Marzapane, un ristorante gourmet che esalta le peculiarità culinarie di una terra incontaminata come il Molise. Per il direttore della struttura, Danny Berardinelli, è un sogno che si avvera, realizzato con fondi privati. Possiamo ritenere sia veramente una struttura di riferimento ormai a livello di centro-sud. Per trovare qualcosa del genere occorre arrivare su in Trentino, da Roma in giù sicuramente non c'è nulla di simile. E Sabrina e Mirella Ricci, sulle orme del Papa Marciano, continuano ad investire in questa terra nonostante le varie difficoltà che ci sono da tutti i punti di vista. E abbiamo realizzato un ampliamento con fondi propri, senza ricorrere a null'altro, e abbiamo, insomma, per quanto mi riguarda, realizzato un sogno, perché insomma, anche chi poi avrà modo di venire qui a visitarci avrà la possibilità di verificare di persona cosa è stato realizzato. Abbiamo realizzato queste 15 camere che sono totalmente ecosostenibili, non ricorrono a energie esterne, e abbiamo reso quasi indipendente la struttura dal punto di vista energetico. Camere che al loro interno hanno suite, wellness suite a seconda della tipologia, hanno vasche idromassaggio che secondo me sono mini piscine molto molto grandi, saune all'interno, vista panoramica sul santuario o sul parco piscine, dipende sempre dalla tipologia, qualcosa di davvero unico sicuramente. 60.000 presenze nel 2018 e alla riapertura subito sold out. Assolutamente sì, non eravamo forse preparati a questa cosa, non ce l'aspettavamo, invece abbiamo avuto ottimi riscontri. Questa è una cosa che insomma mi riempie personalmente di gioia, perché è un progetto in cui io personalmente e la proprietà abbiamo creduto tanto sin dall'inizio, una cosa che abbiamo in mente da anni. Insomma ci siamo riusciti, non senza difficoltà, però ce l'abbiamo fatta. Un unicum nel centro-sud, soddisfatto l'imprenditore marciano Ricci, che insieme alle figlie Sabrina e Mirella ha donato al Molise una struttura di eccellenza. Stiamo al top, diciamo che la struttura che va abbastanza bene. L'ennesimo investimento di un imprenditore lungimirante che continua a creare ricchezza nell'amato Molise nonostante la congiuntura economica. Penso che questo sia l'ultimo investimento in Molise. Fatto questo ampliamento, stop, non è più tempo di investire proprio in tutta l'Italia. Dove investi più? Oggi si rischia soltanto, l'imprenditore è soltanto un lavoro a rischio e basta, che non si può fare più. All'inaugurazione le massime autorità istituzionali e politiche, la giunta regionale targata Toma,
punta sul turismo per rilanciare il territorio. Strutture come il Messeghè di Castelpetroso rappresentano fonte di attrazione, il massimo dell'eccellenza nel settore ricettivo. Una struttura come questa fa immagine anche per il Molise. È chiaro che fa business per gli imprenditori che hanno investito, ma questo è un business buono, etico, è un business che porta lavoro in quest'area ed è un'idea, esempio per altre idee e per altri imprenditori. Senta, ci vuole coraggio in un momento particolare come questo ad investire risorse proprie per realizzare una struttura del genere? Beh, non ci vuole coraggio, ci vuole spirito imprenditoriale, non è coraggio. E il rischio d'impresa è saperselo accollare e sapere di avere le qualità per affrontare la sfida imprenditoriale. Il costante aumento di clienti ha reso necessario l'ampliamento e l'ulteriore aumento degli standard qualitativi. Oltre al soggiorno, il centro Messeghè offre ai suoi ospiti la possibilità di visitare i luoghi incantevoli del Molise, generando un circolo virtuoso le cui ricadute sono a beneficio dell'intero territorio. Questa è una struttura che alza proprio il livello dell'accoglienza del Molise, per cui veramente un grande applauso alla famiglia Ricci, imprenditori illuminati, possiamo dire, di questa regione, a Marciano, a Sabrina, a Mirella, che in un momento di recessione, in un momento anche di crisi economica come quella che purtroppo sta vivendo il nostro paese, hanno il coraggio, la determinazione e la forza di fare investimenti così grandi in un settore, quello del turismo, dove anche la regione, anche il governo regionale sta puntando molto. Veramente è una asticella alzata ormai, con una struttura, possiamo dire, a 6 stelle, che richiama tanta gente da fuori regione. Questo è il Molise che produce, questo è il Molise che a noi piace. Allora andiamo a Isernia. Negli ultimi giorni ho pensato spesso alle dimissioni, ma vado avanti per senso del dovere, ha confessato esausto a Teleregione il sindaco di Isernia Giacomo D'Apollonio, che ha parlato anche della rivoluzione delle strisce blu. Ho notato anch'io delle discrasie tra bando ed esecuzione dei lavori, per questo ho sospeso il provvedimento. Lo ha intervistato questa mattina Nicola De Santis. È stanco, avrebbe voglia di gettare la spugna. Ci ha mai pensato alle dimissioni? Ma sì, ci ho pensato tantissime volte, questo lo confesso, soprattutto in quest'ultimo periodo, anche per mettere tutti da fronte le responsabilità. Non l'ho fatto solo perché qualcuno poteva arrivare un messaggio di debolezza da parte del sindaco, questo mai. Giacomo D'Apollonio ordina alle sue truppe di segnare il passo. La rivoluzione delle strisce blu voluta dall'amministrazione comunale fa registrare una battuta d'arresto. Esistono infatti importanti incongruenze tra l'approvazione del bando in consiglio ed in commissione e l'esecuzione dei lavori. La nuova organizzazione degli stalli a pagamento non convince neppure il sindaco, né per numero né per distribuzione territoriale. Meglio allora sospendere i lavori al fine di consentire un approfondimento da parte della struttura tecnica. Quello che ho richiesto immediatamente all'area tecnica è una relazione dettagliata e la necessità di sospendere tutta la procedura. Questo è stato fatto, ecco, non è una marcia indietro, è una verifica più approfondita. Adesso vedremo dai risultati che dovrebbero essere dovrebbero arrivarmi in tempi brevi, di prendere poi decisioni conseguenziali per vedere se è possibile proseguire nella procedura o se dobbiamo ribloccare tutto quanto e rivedere la situazione di fronte a evidenti difformità dell'orientamento del Consiglio Comunale, che è quello che detta legge in questo momento. Per me è l'orientamento del Consiglio Comunale che ha dato la concessione in virtù di quei criteri, quindi quei criteri sanciti dal Consiglio Comunale non si possono derogare. Prima la rotatoria San Lazzaro, poi le strisce blu. Nel mezzo la crisi in maggioranza sulla figura del Presidente del Consiglio. D'Apollonio sembra stanco, molto provato da quanto accaduto nelle ultime settimane e dal cronista confessa emozionato. Sono demoralizzato perché molte volte gli sforzi che si fanno per questo grandissimo impegno di recupero, di rilancio del Comune, purtroppo non vengono compresi e si antepongono anche questioni che non fanno che ostacolare, ecco, anche il mio operato. Quindi vorrei un po', questo è anche un appello
che vorrei fare a tutte le forze che siedono in Consiglio Comunale di dare una mano a questa città, di cercare di uscire dall'impasse. Ci stiamo riuscendo, perché io sono convinto che più del 70% dei problemi interni, contabili, finanziari, economici dell'ente noi li abbiamo superati, c'è da finire il lavoro. E se cadesse sul bilancio? Personalmente non ne farò mai un dramma, non vivo di politica, questo posto non mi dà da mangiare, mi dà soltanto impegno e preoccupazioni. Io, se dovessimo tornare a casa, non torno solo io, mi dispiacerebbe per quest'ente che andrebbe di fronte a circa un anno di commissariamento, e sarebbe veramente dura in questo momento, sarebbe una iattura, perché peggiorerebbe tutto ciò che noi abbiamo migliorato, tutto il lavoro fatto in questi 2 anni e più. E mi dispiacerebbe per questo, ma io tornerei a casa a testa alta, forse potrei cominciarmi anche a riposare, a dedicarmi alla famiglia e ai miei hobby, che ho completamente trascurato per fare tutto questo. Quindi sono completamente tranquillo. Se si deciderà, se qualcuno deciderà di non proseguire, di non far proseguire questa amministrazione, ovviamente se ne deve prendere responsabilità di fronte alla nostra collettività, e poi insomma il futuro sta in mano ai cittadini. Beh, parole fortissime quelle del sindaco di Isernia Giacomo D'Apollonio, che come avete visto è stato intervistato da Nicola De Santis questa sera nel corso di Conto alla Rovescia, in onda alle 21, ovviamente sulla nostra rete. Vi proporremo altre dichiarazioni di D'Apollonio, che ha parlato anche di altri argomenti. Conto alla Rovescia questa sera, che si occuperà in particolar modo di amministrative con il voto soprattutto di Campobasso e Termoli. Ora parliamo di anno tributario, risultati lusinghieri, così il presidente Francesco Saverio Moscato, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario di questa mattina al Mario Pagano di Campobasso. Pendenze abbattute del 18%, si legge nella nota, nella relazione. Preoccupano l'enorme debito pubblico e la tassazione elevatissima, tassazione nazionale e locale. Vediamo i particolari del servizio. Risultati lusinghieri nonostante la carenza di organici, emerge in sintesi dalla relazione sull'amministrazione della giustizia tributaria in Molise del presidente Francesco Saverio Moscato in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario. I dati statistici relativi all'attività espletata dalla Commissione Tributaria Regionale dicono che nel 2018 sono stati depositati 518 appelli e sono state definite 798 controversie, con il conseguente abbattimento del 18% della pendenza, che si è ridotta a complessivi 1.288 appelli a fronte dei 1.568 del precedente anno. L'importante risultato, scrive Moscato, è stato realizzato nonostante un perdurante deficit di organico che obbliga a continue applicazioni che certo non giovano alla stabilità dei collegi e al consolidamento degli ordinamenti giurisprudenziali. La quasi totalità delle sentenze è stata depositata in termini estremamente contenuti e comunque entro i 180 giorni. Sono state emesse 22 ordinanze collegiali e 65 su istanze di sospensione di decisioni di primo e secondo grado, di cui 16 accolte, pari al 24,62%. Moscato evidenzia inoltre che il nostro paese è oppresso da un enorme debito pubblico che non accenna a diminuire, anche per la diffusa e notoria infedeltà fiscale che non ha eguali tra i paesi industrializzati. Il tutto, conclude, aggravato da un livello di tassazione nazionale e locale sempre più elevato, a fronte della quale i servizi pubblici offerti sono notoriamente considerati insoddisfacenti. Torniamo alla cronaca, torniamo a Isernia. Hanno respinto ogni addebito gli arrestati nel blitz antidroga della squadra mobile White Rabbit. In carcere e in tribunale gli interrogatori di garanzia. Sentiamo Valentina Ciarlante.
Hanno negato ogni accusa alcuni dei presunti pusher arrestati dalla squadra mobile di Isernia al termine dell'operazione White Rabbit. Dopo una notte in cella, le 7 persone rinchiuse nel carcere di Ponte San Leonardo, gli uomini, e nel penitenziario di Pozzuoli, una delle donne, hanno risposto alle domande del GIP Michela Sapio, dichiarandosi estranei ai fatti che li indicano quali ideatori e protagonisti di una rete di spaccio di cocaina capace di mettere su in 4 mesi 120.000 euro di profitti. Altri, su indicazione dei propri legali, hanno fatto scena muta. Si sono dichiarati estranei ai fatti anche il 33enne isernino, unico non legato da vincoli di parentela con i rom finiti nel mirino della polizia, e un'altra delle donne coinvolte, entrambi ai domiciliari, ascoltati in tribunale. Lei è la moglie di uno dei principali esponenti dell'organizzazione, che era in carcere sempre per reati di droga fino al 2 gennaio scorso, quando la misura venne tramutata in divieto di dimora a Isernia. Da allora risiedeva a Roma, ma i poliziotti sono riusciti a beccarlo a Isernia in quanto il pusher, che ora si dichiara innocente, era tornato a casa per la festa del papà. Gli avvocati hanno chiesto la revoca delle misure su tale aspetto, la GIP si è riservata di decidere. Intanto emergono ulteriori dettagli su quella che la mobile ritiene la figura di spicco, il coniglio Vincenzo Ricci, 62enne di Lucera, con un passato criminale da reggente di un clan malavitoso foggiano. Per le famiglie rom era zio Vincenzo e lui, con toni perentori, dispensava consigli e indicazioni su come mandare avanti l'attività, vantando appunto la sua esperienza nel settore. Non solo, perché si occupava anche dei viaggi, che erano settimanali a Isernia, e per dare meno nell'occhio si faceva accompagnare da un'altra delle ragazze coinvolte nel blitz della polizia, ora destinataria della misura dell'obbligo di dimora. Il suo obiettivo era radicarsi nel territorio isernino, ma i piani sono saltati all'alba del 20 marzo. Andiamo a Termoli, targhe in ricordo di Falcone, Borsellino e impastato. Sentiamo Giovanni Cannarsa. Ricordare le vittime della mafia, dimostrare riconoscenza verso coloro che l'hanno combattuta in difesa dello Stato e alla ricerca della verità. In occasione della giornata contro tutte le mafie, il comune di Termoli ha voluto svelare e inaugurare 2 targhe, la prima davanti alla scuola di Via Volturno, alla memoria di Peppino Impastato, giornalista e attivista morto a Cinisi nel 1978 a seguito delle continue denunce contro Cosa Nostra. Davanti alla scuola di Difesa Grande invece la targa commemorativa è stata intitolata ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, il primo morto nell'attentato di Palermo a Punta Raisi il 23 maggio del 92 e il secondo assassinato 2 mesi dopo il 19 luglio dello stesso anno sotto casa della mamma, sempre a Palermo. Sì, sicuramente una inaugurazione importante in questa giornata di inizio primavera e anche simbolica per 2 motivi. Prima, perché sta vicino ad una scuola, e secondo perché si spera che ci sia una nuova primavera contro la mafia, che possa reprimerla, cancellarla del tutto, e tutti i tipi di mafia, perché non esiste solo la mafia che uccide, ma esiste anche la mafia che fa affari con i colletti bianchi, e noi credo che come società civile dobbiamo combattere tutte queste mafie. E all'insegna del no alla mafia per la giornata commemorativa, il comune di Termoli ha fatto servire in tutte le scuole pasta di semola di Libera Terra prodotta dalle cooperative che coltivano le terre confiscate alla criminalità organizzata. È un sentimento che veniva veramente dal cuore, perché in una giornata come quella di oggi, dove si commemora l'impegno di tante persone che hanno dato la propria vita per i più deboli, per combattere un sistema che non funziona, quello malavitoso, era giusto che la città di Termoli ponesse al ricordo di queste persone, nello specifico di Impastato qui e di Falcone e Borsellino a Difesa Grande, un segnale forte, indelebile, culturale. E anche il luogo non è casuale, davanti alle scuole, perché questo messaggio vuole essere rivolto sia a tutta la cittadinanza, ma soprattutto ai giovani, alle nuove generazioni, che magari passando di qui e vedendo questi cartelli si chiedono chi sono queste persone, e facendo le loro ricerche possano apprendere che nella vita ci sono valori importanti per cui vale la pena vivere, lottare, impegnarsi e in alcuni casi anche dare la propria vita. Bene, ora vediamo che tempo farà domani sulla nostra regione con il meteo.
Queste le previsioni per sabato 23 marzo. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale subappennino e appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Ecco le temperature. Campobasso 5-14, Isernia 3-14, Termoli 10-14, Venafro 3-15. Bene, tutto per questa edizione. L'informazione in diretta torna questa sera alle 19.30 con la collega Valentina Ciarlante, ma restate con noi perché tra pochissimo c'è la pagina sportiva. Lo sport, con la cerimonia inaugurale ospitata al Palavazzieri, ha preso il via alla Final Eight di Coppa Italia di A2 femminile a Campobasso. Questo pomeriggio spazio ai confronti dei quarti di finale con la chiusura del programma che vedrà sul parquet alle 20 le padrone di casa della Magnolia a confrontarsi contro il Moncalieri. In precedenza spazio per i match Costa Masnaga La Spezia, Crema Palermo e Villafranca Faenza. Allora torniamo ad occuparci della sesta giornata dello sport che si è svolta nei giorni scorsi in Molise. Tanti i big in regione, c'era il campione olimpico di judo a Sydney 2016 Pino Maddaloni. Messaggio agli studenti, ma che Maddaloni parla ai genitori, hanno un ruolo fondamentale, ha detto ai nostri microfoni, lo abbiamo avvicinato. Maddaloni, allora lei viene da un territorio particolare e allora le chiedo la funzione sociale dello sport, qual è? Cosa ha significato lo sport nella sua vita? Ma io vengo da un territorio che c'è poco e lo sport per me è stato tanto, mi ha formato e questo è un esempio per i giovani, naturalmente non solo dove c'è poco, ma anche dove spesso la famiglia non riesce a dare, né la famiglia né la scuola riesce a dare quello che un giovane ha bisogno, che è dedicargli del tempo, che è passargli dei valori forti come il rispetto, il sacrificio. Al di là delle medaglie, questi sono stati dei grandi trofei per me. Senta, ai giovani che cosa si sente di dire? Ma io più che ai giovani, il messaggio va ai genitori. Oggi non siamo più i genitori di una volta, si parla spesso che i giovani sono diversi. Io penso che sono i genitori diversi, devono essere un po' più severi, un po' più presenti e allo stesso tempo organizzare la giornata del ragazzo. Li lasciano troppo con questi telefoni, troppo vicino a questi Facebook. Abbiamo bisogno che i nostri giovani vivano la vita. Sento un'ultima cosa, per arrivare in alto dove è arrivato lei, cosa occorre, qual è il segreto? Ma appassionarsi a un qualcosa che ti piace e l'importante è vincere, che a differenza di quello che uno pensa, vincere non vuol dire portare a casa medaglia d'oro o soldi, ma vincere vuol dire dare il massimo e migliorarsi. Nel suo futuro cosa c'è? Imparare, voglio ancora imparare tanto e passare la mia esperienza ai giovani. E allora il programma dell'eccellenza del weekend, siamo tornati dunque al calcio, 25esima giornata, vediamo con l'ausilio della schermata il programma completo, le gare che si disputeranno nel weekend, tre anticipi, Acli Campobasso Campo di Pietra Olimpia Riccia, Sesto Campano Alife Treppini Matese FVP Matese, tutte le altre gare si disputeranno regolarmente domenica pomeriggio. 25esima giornata anche nel torneo di promozione, qui gli anticipi sono due, si tratta di Baranello Termoli 2016 e di Ripali Mosani Capriatese, tutte le altre gare domenica pomeriggio. Dal calcio al volley femminile di Serie B1, il girone D,
ventunesima giornata, riposa l'Europea 92 Isernia, in campo invece le altre formazioni. Infine il futsal di Serie B, girone D, 19esima giornata, gioca in casa la Chaminad contro Città di Chieti, in trasferta a Lucrezia, in casa della prima della classe, il Circolo La Nebbia Cus Molise, Circolo La Nebbia Cus Molise secondo in graduatoria, e dunque sarà davvero un match da non perdere. È tutto, grazie per averci seguito, è tutto anche con la pagina sportiva, buon pomeriggio, arrivederci.